Diciamola tutta, signor Sottosegretario, lo dico ai membri del Governo, l'impressione, visto che diciamo così ormai il quadro sta andando verso una direzione di fine pandemia, ce l'auguriamo tutti e speriamo che sia così, però l'impressione è che se dessimo retta al CTS, l'emergenza durerebbe 15 anni. È comprensibile, perché se non c'è più l'emergenza, viene meno anche il ruolo del CTS. E quindi chi fa parte del CTS probabilmente non sarebbe più direttamente coinvolto in prima persona come lo è adesso. È umanamente comprensibile, però attenzione, una cosa del genere alimenterebbe una cultura del sospetto fino a ieri ingiustificata. Qualcuno sarebbe legittimato a pensare che si voglia abituare le persone alla sorveglianza. E noi ci auguriamo che non sia questo l'obiettivo. La politica torni ad essere protagonista, riprendendosi lo spazio che è stato lasciato in questa fase ai medici. La politica deve tornare ad essere protagonista, usando buonsenso e ragionevolezza, perché, ve lo dico fuori dai denti, togliere stipendi, togliere pensioni, togliere una vita sociale e negare persino le cure a chi non si è vaccinato, noi la reputiamo una grande esagerazione. Abbiamo sempre curato, giustamente aggiungo io, assassini e clandestini, perché sono persone, mi ricordo queste parole lì, scolpite. E se un cittadino italiano decide di non vaccinarsi, cosa facciamo? Non lo curiamo e lo lasciamo morire di fame? Scusate, ma da cristiani forse qualche domanda ce la dovremmo fare tutti. Perché se questo è il cosiddetto nuovo umanesimo, allora dovremmo chiamarlo disumanesimo. Scusatemi, ma dovrebbe essere meglio così. Bassetti, mi avvio alla conclusione, parla di pacificazione. Crisanti dice che oggi inseguire chi non vuole vaccinarsi non serve e non cambierebbe nulla. Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, liberare le città dalla paura, restituendo la gioia di vivere, ha detto. Questa ossessione per il Covid sta generando insicurezza e aggressività. Stiamo attenti, perché la gente ha voglia di ritorno alla normalità e non si può parlare di normalità associandola a libertà compresse.